Le chiedevo qual è stato per voi in quest'anno di pandemia un bilancio del 2020 che andiamo a chiudere innanzitutto. Guardi, ad essere onesto, se io dovessi definire l'anno, non l'anno che ci è toccato a tutti, che è stato un anno drammatico, tragico direi, se dovessi definire l'anno del CEPEL, è stato un anno straordinariamente positivo, perché le nostre manifestazioni di punta, che sono il Maggio dei Libri, Città che Legge e Libriamoci, sono stati tre appuntamenti che abbiamo rilanciato sul web, proprio perché non è stato possibile realizzare nulla in presenza. E abbiamo avuto un successo straordinario di numeri, intendo dire. Con il Maggio dei Libri abbiamo toccato oltre 18.000 eventi, andando a contattare quasi 5 milioni di persone, che è un record assoluto mai toccato in precedenza. Con Città che Legge, che è l'altro grande contenitore dedicato appunto ai comuni che si sono impegnati per la promozione della lettura, abbiamo raddoppiato, anzi più che raddoppiato, il numero dei comuni che hanno ottenuto la qualifica di Città che Legge. Siamo passati quest'anno a 859 comuni che hanno la qualifica di Città che Legge e abbiamo triplicato il numero delle città che hanno sottoscritto un patto per la lettura. E Libriamoci, che è la nostra iniziativa dedicata alle scuole, quest'anno ha sfondato ogni record perché abbiamo avuto oltre 4.000 scuole collegate, abbiamo messo in moto 16.000 lettori e quindi coinvolto un pubblico assolutamente più vasto che non in precedenza di studenti. E quello che abbiamo imparato è che non è più utile, come dire, utilizzare solo il canale fisico, il canale in presenza. Aggiungere, non eliminare, non sostituire, ma aggiungere il digitale con tutte le sue potenzialità intanto A ci consente di raggiungere un pubblico molto più ampio, molto più vasto, ci consente di essere più capillari nella presenza dei territori, cioè noi riusciamo a raggiungere scuole per esempio con le letture in presenza attraverso il video, riusciamo a raggiungere scuole che in precedenza non riuscivamo a raggiungere. Quindi, il digitale, se si aggiunge a quella che era già la nostra attività in precedenza, sicuramente ci consente di avere uno strumento in più e risultati migliori e maggiori. Quali le prospettive per il prossimo anno, anche in vista dei festeggiamenti per il 750° anno dalla morte di Dante Alighieri? Sarà il settimo anniversario, il settimo centenario dantesco, quindi sono 700 anni dalla morte di Dante e questo sarà, direi, il fil rouge che metterà insieme, che attraverserà tutta l'attività del Centro per il Libro e la Lettura nel prossimo anno, costituendone ovviamente appunto un filo rosso e non l'elemento centrale perché siamo occupati istituzionalmente a promuovere la lettura in generale, non soltanto Dante. Però Dante, a cominciare dalla giornata mondiale della poesia, che è il 21 marzo, e il 25 marzo, che invece è il Dante Dì, che l'anno scorso purtroppo non abbiamo potuto festeggiare in presenza, tra il 21 e il 25 abbiamo già la prima manifestazione dantesca che coinvolgerà una serie di istituti italiani di cultura nel mondo, quindi con una proiezione all'estero delle nostre attività. Poi sicuramente con il Maggio dei Libri ci impegneremo sul fronte dantesco, avremo delle importanti novità che saranno delle letture in piazza di opere di Dante e poi concluderemo l'anno con Libriamoci con una programmazione in particolare dedicata a Dante, quindi un Libriamoci con Dante, per cui tutto il prossimo anno sarà dedicato essenzialmente alla celebrazione diciamo così, del padre della nostra letteratura e quindi della nostra lettura.